Sono con noi adesso e le diamo il benvenuto Virginia Valsecchi e Pilar Fogliati. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, benvenute. Benvenute ragazze, sì, stavamo parlando di storia, stavamo parlando di documentari e allora siccome qui parliamo con Virginia che è una produttrice e Pilar che è un'attrice, fra un po' anche regista. Fra un po' anche Fra un po' anche regista, regista, sempre più regista, capito? sempre più ti senti un po' più regista che non, vabbè, quando si diventa No, regista perché una volta ho letto una persona che ha scritto: io mi definisco attrice, ma mi sento sempre più regista. Che non vuol dire che vuol niente, dire? però È buona, adesso, però è buona, però è andava buona. detta. Allora, Virginia, tu hai imbroccato, come si dice a Roma, un paio di cose in questa stagione, ne hai fatte molte naturalmente, però ce ne sono due in particolare in questa stagione che hanno avuto molto successo. Una è la serie che moltissimi di noi hanno visto, speravo De morì prima. Vi è piaciuta? Molto, sì, Ok, con fantastico. Pietro Castellitto, la storia di Francesco Totti, e poi Mi chiamo Francesco Totti, che è il film di Alex Infascelli, sull'ultima parte, diciamo, della carriera di Francesco, diciamo. Intanto la prima domanda che mi viene è: sei della Roma? Assolutamente sì. Sì, ecco, qualche cosa sospettavamo. E allora, È come romana. romana è della Roma? E allora, perché hai... Ah, e poi c'è anche un'altra cosa che dobbiamo dire, che però riguarda anche lei, perché tu sei la produttrice di un esperimento importante, che è il primo podcast fiction, ovvero la prima fiction in forma di podcast italiana. E parleremo anche di quello perché ci sei tu in questa fiction. In che modo, quanto coraggio ci vuole per fare delle scelte come le tue? Decidere, appunto, puntare, investire, comunque c'è una quota di rischio, no? Nella tua professione. Assolutamente, perché il lavoro del produttore è già un mestiere difficile da definire, quello del produttore. Il produttore fa tante cose, cioè mette insieme un progetto finanziariamente, editorialmente, con una scelta di attori, dunque fa tanto. Credo che oggi il produttore sia molto diverso dai produttori di 60 anni fa o rispetto ai produttori di 20 anni fa. Per come io intraprendo questa carriera oggi, nel senso avendo fondato una società 2 anni fa, è quella di non più essere la classica produttrice di serialità, documentari, cioè nel senso che solo si attiene al visivo, ma in realtà è quella di andare a diventare un incubatore di storie che possono essere poi declinate in vario modo, perché i mezzi di narrazione diventano tanti oggi, appunto anche quello del podcast, perché è un fenomeno americano che sta arrivando anche in Europa, e dunque è quello anche di intercettare questi nuovi fenomeni e di rischiare anche su questi, proprio questo è il rischio imprenditoriale, anche di andare a rischiare su nuove cose e vedere poi qual è la risposta del pubblico. Virginia, Su però Totti. appunto ti chiedo in questo termine, è cambiato anche dal punto di vista creativo però, è un lavoro che non è più soltanto produrre, produrre significa essere coinvolta, visto che i linguaggi sono tanti e che si mescolano, anche nell'ideazione, nella concezione, nel pensiero che c'è attorno a una produzione. Eh sì, perché la prima cosa che pensi è, cioè il lavoro del produttore è quello di intercettare in anticipo i gusti del pubblico. Quella è la quota di rischio. Dunque ti dici, cioè io la domanda che mi faccio tutti i giorni è, ma il pubblico di domani che cosa guarderà? Tra 5 anni ci sarà una nuova Netflix? Perché questi nuovi, E anche chiaramente. dove lo guarderà, E dove lo su guarderà? quale tipo di, con quale Assolutamente. strumento, perché forse anche su quello devi ragionare in origine, no? Non è più faccio il film, produco un film e la gente andrà al cinema a vederlo. Quante strade potrà prendere un contenuto? Assolutamente, perché questi nuovi mezzi di fruizione condizionano il racconto. Per esempio, siamo sempre stati abituati alla televisione tradizionale, no? Guardando in prima serata i programmi televisivi. È arrivata Netflix, ha scardinato le regole del gioco producendo House of Cards. E è nato il cosiddetto binge watching, cioè fruisco del prodotto quando e come voglio. E questo anche ha cambiato la narrazione. Dunque, anche lì, rispetto chiaramente al broadcaster al quale mi rivolgo, al pubblico, devo scegliere anche che strada narrativa intraprendere. Dunque è un lavoro a tutto tondo da Ma questo c'è un punto di vantaggio vista. nell'essere giovani però a questo punto e fare la produttrice in questo momento, no? Eh sì, infatti è bello stare qui stasera e intercettare tutte queste nuove visioni, questi ragazzi che sono tutti talentosissimi, è bellissimo anche fare questa community, perché poi da cosa nasce cosa, appunto, senti una storia, parli con il talent, capisci dove sta andando il mondo, magari tu stai un po' indietro e dunque,
è bene stare in mezzo al pubblico, è bellissimo stare qui stasera ed essere in presenza, perché veramente senti dove va l'energia, è quella che bisogna andare a captare, perché bisogna salire su quel treno. Pilar, ma lavorare con una produttrice giovane rispetto ai produttori anziani, che differenza è per un'attrice della tua età? Poi? È bellissimo, perché per me la produttrice è una persona che prende un rischio, appunto, che ha una scommessa, che crede in qualcosa. E la cosa bella è che, un po' che è, diciamo, anche il senso di questa serata, è la nuova generazione, cioè il nuovo produttore che magari chiama l'attrice nuova, la sceneggiatrice nuova, ed è nato così anche per noi, perché ci siamo tutte innamorate di un libro della sceneggiatrice di Sbagliata, che è Daniela Delle Foglie, e allora ci siamo sentite, abbiamo detto facciamolo, e quindi aveva già un'energia per come era nato, in tutte le parti avevano la stessa identica energia. Diciamo che non è solo un lavoro alla fine. Non è solo un lavoro, no. A proposito di piattaforme diverse, tu hai iniziato giovanissima con il cinema, poi hai fatto Un passo dal cielo, poi sì, però hai fatto Le ragazze, di Roma, Le ragazze di Roma, e boom, Il boato. Quindi la forza, la potenza dei social, delle piattaforme, di YouTube, di qualunque cosa, no? Della rete. A me mi ha sorpreso tantissimo, perché poi mi ricordo che ero sempre anche un po', dicevo no, non voglio fare un video sul web, che ne so, magari avevo delle limitazioni in testa, ho detto no, ma poi magari succederà che un giorno faccio uno spettacolo o qualcosa, e poi invece tac, così, è stato incredibile, più che altro anche capire la differenza di pubblico che esiste, cioè io ho fatto delle esperienze in televisione per delle serie televisive, invece quel video aveva intercettato il web, e il tipo di pubblico del web è completamente diverso, mi ha fatto capire tantissime cose, certo. Molto. Virginia, per Sbagliata vi siete scelte o tu hai pensato a lei, oppure com'è andata? Com'è andata? È andata che, me lo ricordo benissimo quando ti ho chiamato, tra l'altro, era settembre, e, no, la prima cosa su Sbagliata è che chiaramente c'era la nascita di Sirene Records, perciò la nuova costola di podcasting. C'era questa storia, io da sempre volevo raccontare un universo femminile, un'eroina contemporanea della complessità dell'Italia di oggi e del mondo di oggi che è emerso qua stasera, in tutta la precarietà anche del mondo di oggi. E la prima cosa era, ok, questa è la storia, ne ho parlato con tanti colleghi e tutti quanti dicevano, ma dove vai? E ho detto, sai che c'è? Ma io la provo con un podcast, la tento così. Dunque ho chiamato Daniela Delle Foglie, che avevo letto il suo libro in quarantena, dunque la quarantena è stata molto utile in questo, l'amore va nell'umido, che poi tra l'altro ha detto anche Pilar. E Daniela era la persona perfetta per intercettare questo prodotto e soprattutto pure lei per buttarsi e rischiare nel scrivere un podcast fiction che non ha mai fatto nessuno. Perché appunto lei, sceneggiatrice, autrice, e poteva anche adattarsi a questo nuovo mezzo. Dunque Daniela era on board, e un progetto del genere ancora senza una storia, la prima persona che mi è venuta in mente è stata Pilar. Senza Pilar difficilmente avremmo costruito questo progetto, perché Pilar che è già figlia del suo tempo, perciò è già una quasi trentenne, figlia del suo tempo, e conosce. E Pilar, col suo video tra l'altro, che non ha niente a che vedere quello dei dialetti, delle imitazioni, però è un'attrice completissima, bravissima, io sono pazza di Pilar, ma che riesce a cogliere le sfumature delle donne di oggi, ed è l'unica che poteva appunto interpretare questa rina contemporanea. Dunque la prima cosa che ho fatto è stata, io la chiamo, ci provo, glielo dico, e Pilar follemente mi ha detto subito di sì, io lo faccio. Senti, per chiudere, la frontiera dei podcast cos'è però? Nel senso che è un terreno, come sai, particolarmente interessante perché ha un pubblico molto giovane, oltretutto non è solo uno strumento giovane, ma anche un pubblico nuovo. Ha un pubblico nuovo, tra l'altro è un nuovo mercato e è in divenire. La nuova frontiera dei podcast, chiaramente, che tutti quanti in questo momento si stanno buttando sul podcasting, per fortuna, anche perché educa anche il pubblico a questo nuovo genere, il che è importante, però bisogna capire, è ancora in divenire. Sei secondo me siamo un po' mettiamola tutti, così. Sì, stiamo esplorando, io ci credo tanto, e bisogna avere dei talenti anche che con la voce e con la scrittura, come quella di Daniela, possono riuscire a dare il meglio, perché la voce fa tanto come la scrittura, non c'è il mezzo visivo, dunque va accompagnato il pubblico in questo percorso. Un'ultima domanda per Pilar, appunto, adesso ti senti regista, che succederà? Che sto per mettere in scena quelle matte romane.
Ecco. Cioè, le metto in scena, le sto scrivendo il film insieme a Giovanni Veronesi, mi ha intercettato, ci siamo un po' divertiti in radio, abbiamo iniziato a improvvisare lì insieme nel suo programma, Giovanni Veronesi, e niente, lo stiamo scrivendo. Quando arriverà? Quando si lo giriamo tra agosto e settembre, quindi ci siamo quasi. Quindi sì. Ci siamo quasi, sì. Benissimo. E allora? Quindi dal web, capisci? Dal web, dalle ragazze, le ragazze diventano grandi. Esatto. Riparte il cinema. Riparte il cinema. Sì, ripartirà. Ripartirà l'anno prossimo, è stato un anno difficile, ma ripartirà. Colgo l'occasione per dire una cosa che annunciamo stasera. A luglio uscirà il libro di Sbagliata. Vabbè, fantastico. Quindi ecco, allora. Il cerchio completo, perfetto. Grazie ragazze. Grazie. Piacere. Mille. Virginia Valsecchi, Pilar Fogliati, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi.